Cominciamo questa conferenza stampa in cui i fatti che sono venuti questa mattina e questi giorni. Faccio una piccola premessa. Arrivo dalle ferie, ero in ferie in Grecia, sulla spiaggia dentro l'Ater, incontro uno, ci mettiamo a parlare di politica, scivola il discorso sul TAP, io non gli ho neanche detto che era la Valle di Susa, sto qui, che aveva votato Berlusconi, ha cominciato a dire, ma se c'è gente disposta a prendersi manganellate sui denti, a correre il rischio di finire in galera, a fare tutto sto casino, allora il governo non ce la racconta giusta. Credo che sia sintomatico questa presa di posizione di un cittadino che era assolutamente fuori da questo contesto e da questo ambiente. E faccio anche un'altra premessa, tanto per sgomberare sempre gli equivoci che nascono in queste considerazioni. Io come amministratore e noi come amministratore siamo contrari alla violenza da qualsiasi parte essa venga. Siamo contrari, non approviamo metodi e azioni violente e quindi abbiamo una linea, credo, ben precisa che abbiamo espresso in tutti questi anni e in tutti questi tempi. Il che non vuol dire che non ci sia completa sintonia con quello che il movimento sta portando avanti in termini di contenuti. E allora parliamo di manifestazione violente, di violenza. Cosa vuol dire? Noi che andiamo a sfilare pacificamente, o qualcuno che va a battere le reti, o qualcuno che si lascia trascinare dall'entusiasmo e fa qualcosa di più. Allora, queste manifestazioni di violenza hanno diverse gradi, diverse valenze. Noi come amministratori, lo ripeto un'ennesima volta, siamo per la contestazione pacifica e legale. Detto questo, però, quello che è successo in questi giorni non ci vede assolutamente d'accordo, perché far passare delle manifestazioni, anche dure, come sono successe qui in tutti questi anni, come sono successe in Turchia a difesa di una piazza e degli alberi di una piazza, farlo passare per manifestazione eversiva, per associazione terroristica, allora questo non ci vede assolutamente d'accordo e lo respingiamo con forza. I sindaci si sono trovati a Giaglione, hanno manifestato, tutti i 23 o 24 sindaci che c'erano in quel giorno, hanno manifestato pacificamente, hanno ulteriormente richiesto a Grasso e alla Boldrini un incontro per definire questo problema. La risposta del governo è stata questa, cioè un aumento del livello di risposta alle contestazioni e soprattutto questa ondata di perquisizioni e questa ondata di arresti che credo non abbia nessun tipo di giustificazione. La risposta alle richieste degli amministratori è stato un aumento dell'uso della forza, alla faccia di chi voleva continuamente ribadire che era disposto al dialogo. Arriviamo anche a definire questo aspetto. Se il movimento, se gli amministratori contestano quest'opera, noi contestiamo a diversi personaggi politici un uso improprio dei termini, minacce di morte, ritorno alle Brigate Rosse, eversione, terrorismo, sono questioni che non appartengono a questo movimento a questa lotta. Io l'ho già detto un sacco di volte, ho fatto il sindaco 10 anni a Susa, io, Nilo Dorbiano, che è qui presente, abbiamo ricevuto pacchi di lettere con minacce del livello più assurdo, pacchi di lettere minacciose. Io ho ricevuto 4 proiettili, ho avuto la macchina rigata diverse volte, non mi sono mai permesso di sentirmi minacciato, ho sempre detto che i proiettili in una busta non mi preoccupano, in una pistola mi terrorizzano, in testa non mi preoccupano più, l'ho sempre detto. Quindi questi qui che scambiano i messaggini Facebook come attentati alla libertà o minacce di ritorno alle Brigate Rosse, mettiamoci in testa che sono esagerazioni al puro fine di trovare visibilità e di trovare risonanza mediatica. Contestiamo anche un'altra questione. Alcuni sindaci hanno deciso di accettare questa linea.
atteggiamento che democraticamente io capisco, però non ci vengono più a dire di Irano, Saitta e C che si parlava di uno sviluppo della valle, che si parlava di un piano strategico della valle di Susa, quando adesso siamo arrivati al mercato delle vacche. Ti do un teatro, ti do un veicolo, ti do qualcosa. Allora, questo è il rinnegare tutta una serie di dichiarazioni, oltretutto con tutta una serie di promesse che sono fatte senza alcun fondamento economico, perché non hanno più i soldi e siamo tutti con le pezze al culo, quindi sono promesse oltretutto anche false. Allora, come abbiamo detto, di fronte a questa nostra richiesta, parlo degli amministratori, di fronte alla richiesta di riaprire un dialogo, perché rispetto a 10 anni fa, quando si è ricominciato a fare considerazioni sull'osservatorio, forse qualcuno non si è accorto che la situazione economica è leggermente cambiata. Allora, quelle che potevano essere ragioni accettabili una decina di anni fa, adesso non lo sono più. L'economia è andata allo sfascio. Quindi tutte quelle ragioni, tutti quei motivi che venivano addotti per giustificare questa linea, adesso oggettivamente non ci sono più. Quindi sarebbe estremamente saggio da parte del governo, da parte di tutti i decisori, incominciare a dire: rivediamolo in termini di saggezza amministrativa, rivediamo questi nostri progetti. Abbiamo bisogno di investire sul lavoro, tiriamo fuori i soldi che devono arrivare e li investiamo sul lavoro, non sui buchi. Altra questione, ci imputano il fatto che noi amministratori e altri vadano a fondare qualcosa di illegale, e chi ci riprovera questo è il ministro Alfano. Il ministro Alfano, che era sulla scalinata del Tribunale di Milano a crestonare contro i giudici. Allora, mi sembra che queste prediche debbano essere rispedite al mittente, perché se si vuole il rispetto della magistratura, e io non contesto il diritto della magistratura di fare indagini, di perseguire tutti gli atteggiamenti violenti, ma qualcuno dovrebbe avere un minimo di dignità nel fare questo tipo di dichiarazioni, specialmente se siede su questi banchi del governo. Ultima questione. È stata dipinta questa operazione, il Deltar, un'operazione ecologica, perché toglie 2.000 tir dalle nostre strade. Non parlano dei 40.000 tir che sono sulla tangenziale di Torino, quindi siamo di nuovo anche lì al dovere da parte del commissario straordinario e da parte dei tecnici che si occupano di questa vicenda di fare chiarezza, ed è per questo che noi chiediamo di rivedere questo progetto. Quindi questa somma di questioni, ma lo ripeto, che hanno grande importanza per la nostra valle, ma che hanno altrettanta importanza per l'economia dell'Italia, devono essere affrontati, devono essere risolti. Poi abbiamo degli arresti, e credo che questo debba indignare tutti in uno Stato che si definisce garantista, abbiamo degli arresti a persone che rischiano 17 anni di carcere per aver mantenuto in casa degli artifici micidiali, definito, visto su un decreto di perquisizione. Cosa sono questi artifici micidiali? Nessuno lo sa, perché se uno definisce un tubo di plastica probabile mortaio, allora questo qui può essere anche considerato una bomba nucleare. Però questo non credo che sia accettabile in un paese, in una società che si definisce democratica. Chiudo, poi lascio la parola, e mi scuso se l'ho fatta troppo lunga, lascio la parola agli altri. Noi continuiamo a chiedere, e lo chiediamo con forza, e io mi permetto di dissentire dai miei colleghi che hanno chiesto un incontro con la Boldrini e con Grasso. Noi chiediamo un incontro con l'ETA, gli chiediamo che venga esaminato in modo serio questa vicenda, che venga ristabilita un minimo di garanzia democratica, perché noi qui la chiediamo, rispetto della democrazia, chiediamo che vengano rispettate le regole che vengono rispettate da tutte le altre parti. Lo chiediamo con forza e crediamo di essere in diritto di farlo. Una cosa che mi preme infine sottolineare, che questi ragazzi che comunque rischiano la galera lo fanno magari sbagliando, ma in nome di un'idea di un mondo migliore, che è radicalmente diversa da chi fa degli errori per il proprio portafoglio. Sono due mondi diversi, e io, fra chi sbaglia, preferisco i primi. Grazie.